Ciao, sono Duke. Da oggi Minecraft è in beta. Questa è la seconda fase di sviluppo dopo l'alfa e da oggi il gioco smette di costare 9,95 euro e costa 15 euro, o anzi 14,95 se non sbaglio, per essere precisi. Passando in beta ci sono nuove migliorie. In realtà niente di così influente nel gioco. Però in teoria dovrebbero essere stati sistemati dei bug e le poche modifiche che ci sono state fatte prevedono innanzitutto un modo diverso da prima per le foglie di scomparire quando non c'è più il tronco. Iniziamo a togliere questi pezzi di legno. Come potete vedere, ci sono ancora le foglie. Mentre con l'ultima patch scomparivano immediatamente, adesso invece svaniscono un poco alla volta. Ecco. E così da sole se ne vanno. Nei primi momenti, nelle prime fasi ancora quando eravamo in alfa, le foglie non andavano affatto via se non molto lentamente e bisognava toglierle a mano. Infatti nel mio tutorial avevo scritto che era meglio toglierle per poter ripiantare l'albero. Mentre invece, successivamente, Notch, che è il creatore del gioco, ha fatto in modo che una volta tolto l'ultimo pezzo di legno scomparissero istantaneamente. Ora invece siamo arrivati a una via di mezzo in cui scompaiono un pochino alla volta. Quindi possiamo subito piantare senza preoccuparci di togliere le foglie perché scompariranno da sole. Un'altra delle novità, la seconda, è che adesso quando siamo nell'inventario col mouse possiamo vedere il nome di tutte le cose che abbiamo. Torcia, bastoncino, sabbia, legno, cataste di legno e così via. Non è niente di speciale, però non importa. Un'altra novità è che adesso le uova, che prima, come sapete, non servivano assolutamente a nulla, continuano a non servire a nulla, ma si possono lanciare. Ok, ne abbiamo due, anzi tre. Le galline fanno un sacco di uova in questa zona. Adesso puniamo una gallina con la sua stessa uovo. Come potete vedere, funziona molto similmente alle palle di neve, ossia possono essere lanciate e se le lanciamo contro una pecora dovrebbe perdere la sua lana, ma ovviamente ora non c'è nemmeno una pecora perché sarebbe troppo comodo averla vicina. Vediamo, una pecora. Bene, eccoci, qua ci sono delle pecore. Ferma, ferma, ferma. Esatto. Colpendola con l'uovo le ho tolto la lana senza danneggiarla. Anche se è diventata rossa, mentre l'ho colpita, in realtà non ha preso danno. Quindi volendo possiamo aspettare che le ricresca la lana e ritoglierla. Certo, in realtà è completamente inutile perché tanto spawnano in una buona quantità. Non c'è bisogno di stare attenti a non nuocerli per raccogliere la lana, però va bene così. Anche le palle di neve e la canna da pesca non fanno danno agli animali. Ecco, le novità sono già finite perché no, c'è solo questo ha rilasciato. Però sul suo blog c'è scritto che alcune delle novità sono segrete. Quindi immagino saranno da scoprire col tempo. Ecco, un altro dettaglio che stavo dimenticando è che una cosa nuova che ha introdotto è una particolare armatura che possono utilizzare, che possono avere soltanto quelli che lavorano nell'agenzia Mojang, che è quella che ha sviluppato Minecraft, che prima era formata solamente da Notch, mentre adesso ha assunto nuove dipendenti ed è una vera software house, diciamo. È passato dall'essere indipendente all'essere una vera software house.
Ecco, adesso, così per condire questo video altrimenti troppo breve, vi mostro quello che ho creato per tornare alla mia casa dopo essere uscito da quello che ricorderete essere l'uscita del Nether. Da lì si usciva dal Nether, che vi ricorderete ero apparso sottoterra nel tornare dall'altra dimensione. Si arriva fin qui con una barca, come potete vedere ne ho usate diverse. Qui ho creato questa piccola zona, un minimo protetta dai mob. Poi, arrivando qui in cima, poi potrei costruire un ascensore ad acqua qui, però vedremo in seguito. E così posso arrivare alla mia casa senza nessun problema. Questa porta serve per impedire a mob e animali di mettersi nelle rotaie e fermarmi. E come al solito qui c'è della carne sparsa in giro. E niente, questa è casa mia e questo è tutto per quanto riguarda l'update a Minecraft Beta. Come potete vedere siamo alla versione 1.001, quindi è proprio l'inizio della beta. Ah, un'altra cosa che mi premeva segnalarvi è chi ha acquistato il gioco quando era ancora in alfa avrà gratuitamente anche la versione definitiva una volta che ci arriveremo, mentre invece chi ha acquistato il gioco a partire da oggi in avanti non solo pagherà 5 € di più per la beta, ma non avrà poi la versione definitiva gratis. Quindi, insomma, state attenti, se intendete acquistare ora la beta, sappiate che poi dovrete pagare non si sa quanto, ma altri soldi per avere la versione definitiva. Questo è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.